farebbe piacere un rapporto che voglio citare, è quello di Jawahar Almeida, che ci ha scritto da bordo di una nave container al largo di Haiti, ascoltando la nostra trasmissione attraverso Radio Miami International, ovviamente. Veniamo quindi alle lettere di chi invece ci ascolta in lingua italiana. Una lunga missiva è arrivata da Antonello Urbani, Italia Kilo Zero, Papa Hotel Uniform, che ci scrive da Civitavecchia. Carissimi della redazione, un plauso a tutti voi per gli sforzi, anche se ben ripagati dagli ascoltatori, che state facendo per mantenere viva la nostra IBC. Direi di essere orgoglioso di sapere che un'emittente come la vostra, italianissima, usi come indicativo mondiale Italian Broadcasting. È per me un motivo di vanto, oggi che la radio sembra essere dimenticata dalla maggior parte delle persone. Capisco perfettamente il motivo dell'attivazione di PayPal, sono cosciente che le spese sono molte, a cominciare dalle QSL, che sembra una delle minori, ma sono sicuro che incida in maniera consistente sulla contabilità della ditta. Nonostante il mio lavoro, che mi porta sempre fuori casa, mi fa piacere ascoltarvi ed aspetto con interesse le vostre trasmissioni del mercoledì e del sabato. Il mercoledì non sono mai a Civitavecchia, mia città natale, quindi non posso usufruire della mia stazione, mentre il sabato riesco quasi sempre ad ascoltarvi con i miei mezzi. Mi occupo di cantieri, sono un direttore tecnico per un'azienda che lavora in tutto il mondo. Da qualche anno riesco a restare qui in Italia ed in questo periodo mi trovo a Rosignano, in provincia di Livorno. Mi piacerebbe, non lo nego, poter essere un vostro collaboratore anche se a distanza. Come già sapete, sono un radioamatore, il nominativo Italia Kilo Zero, Papa Hotel Uniform, e la mia licenza risale al 1990. Dal 1975 ascolto la radio in tutti i sensi. Naturalmente preferisco le broadcasting e ricordo con molta nostalgia le vecchie trasmissioni delle più grandi emittenti che allora effettuavano anche quelle in lingua italiana. Mi viene in mente Radio Berlino Internazionale, ma è solo la prima, non elenco le altre perché sicuro già di vostra conoscenza. La mia attività radio amatoriale è esclusivamente fatta in CW, altro argomento in via di estinzione e che per chi lo pratica, la maggiorità intendo, rimane solo un modo per arrivare con semplicità ad un premio. Potrete ascoltare i QSO che durante il weekend infestano le frequenze AM e che si limitano solo al passaggio dei tre numeri 599. La radiotelegrafia è molto più importante e complessa di quanto gli operatori di oggi facciano con l'aiuto del computer. È una lingua ed un modo di trasmettere che andrebbe salvaguardato e preservato. Diffuso sì, ma in maniera corretta. Tuttavia questo è un altro discorso che per sfogo ho introdotto, ma che non vuole distogliere l'attenzione alla vostra attività, che penso sia davvero divertente e ricca di umana soddisfazione. L'amore per la radio. Grazie Antonello, hai toccato svariati argomenti, in primis quello di PayPal. Noi abbiamo infatti attivato la possibilità di fare donazioni attraverso la nostra email ibc@europe.com, utilizzandola appunto con PayPal, oppure direttamente attraverso la homepage del nostro sito, che ricordo è ibcradio.webs.com. Noi non siamo una stazione commerciale, siamo una stazione hobbistica, però abbiamo ovviamente delle spese, in particolare per la messa in onda delle trasmissioni attraverso i trasmettitori tedeschi e della Florida, ma anche per quello che normalmente viene inviato agli ascoltatori sotto forma di QSL o di gadget. Hai toccato anche un argomento scottante, quello del CW, ma sicuramente molti ascoltatori saranno stati toccati dalle tue parole. Grazie infinitamente Antonello. Successivamente a questa mail ci siamo tenuti in contatto ed avviso gli ascoltatori che probabilmente ascolteranno la tua voce proprio come collaboratore di IBC su trasmissioni inerenti proprio il codice Morse. Grazie ancora Antonello. Salutiamo Italia Kilo 3 Oscar Charlie Delta Flavio, che ci fa i saluti e ci dice grande old station, a presto. Grazie carissimo Flavio. Salutiamo Denis De Vecchi, che ci scrive dalla provincia di Pordenone, ascolta con un IESO FT991 e l'antenna un Ultra Beam. Denis tra l'altro gestisce il gruppo Radio Ascolto a 360 gradi su Facebook e pubblica molto spesso